What a tutti, ciao e benvenuti da Cegrini in questa nuovissima reaction. Ok ragazzi, stavo aspettando da tanto tempo questo trailer. Si tratta del trailer della nona stagione di The Walking Dead, che ben sapete essere una delle mie serie TV preferite in assoluto. Non so quante speranze riporre in questa serie, ragazzi, perché purtroppo un po' di tempo fa è stata divulgata la notizia che Andrew Lincoln, sarebbe a dire l'attore che interpreta il protagonista principale, diciamo, della serie, sarebbe a dire Rick, purtroppo non sarà presente in tutta la stagione, ergo abbandonerà la serie. E per Io penso sia stato un colpo per tutti gli amanti di The Walking Dead, ragazzi, perché comunque lui è il protagonista indiscusso dall'inizio. E quindi, cioè, sapere che abbandona la serie è stato un colpo. Per cui non ho la minima idea di dove vorrà andare a parare tutto questo. Per fortuna hanno sottotitolato il trailer in italiano. Dura 5 minuti, ragazzi, le belle 5 minuti. Andiamo a vederlo. Sarà Negan sicuramente, ragazzi, che è uno dei miei personaggi. Oddio, It's been a while since we had one of these talks. è lui. Con chi? It wasn't that long ago. We were fighting just to stay alive. But it's not like that anymore. We're building. Still ready to deal with this world on its own terms. We're all gonna pitch in and make sure that Sanctuary has what it needs. So y'all can get back on your feet. Bless you, Rick Grimes. Oddio, non te ne andare, no matter what happens, it's human nature to come together. Oddio, That's a real pretty picture you paint there, Rick. When do I get to see it? Don't you ever get tired of acting like you're still in charge? Do you? I want to find the saviors. You told me that soon you'd be the one following me. But you didn't. Because I wasn't someone to follow. That changes now. You think you got all this on lock? We need to start talking about making some rules. An agreement between all the communities. Like, this is how we treat each other. Epa! This is what happens when we don't. Daryl, stop! Woo! Get him! Oh! That small group we had back in the beginning. He could do anything. That was right. Just don't feel right, man. It's on us. Figure out how to make it work. We don't know if they're ever gonna forgive each other, Rick. If they can even move on. I just wanted to pull that trigger. End it before it begins. When it finally goes to shit. Woo! And it will. Make sure you come back and you tell me all about that date. About all of us together. Keep doing that, they'll see we're all on the same side. Oh.
the same side, right? Will you tell me? Who were you before? Before all this? I was a music teacher. We had a table at a truck stop. She says she was a journalist. But she's just being modest. And who are you now? Incoming! Yumeka! Ok, ragazzi, non so tanto che pensare. Secondo me ci saranno un mucchio di colpi di scena che probabilmente nemmeno possiamo lontanamente aspettarci, perché comunque The Walking Dead nelle varie stagioni è sempre stato capacissimo di mollare lì dei colpi di scena che a me personalmente hanno colpito tantissimo, per cui sono sicurissima che ci ficcheranno dentro diversi colpi di scena che non ci aspettiamo. E non so come andrà a finire questa questione di Rick, ragazzi, perché a quanto pare si verranno a creare delle situazioni spinose fra gli stessi personaggi che conosciamo e che erano insieme fino all'ultima stagione, ragazzi. Però ben sappiamo che cose che sono successe nell'ultima stagione hanno un attimino, probabilmente specialmente verso la fine ovviamente dell'ultima stagione, hanno un attimino incrinato probabilmente i rapporti fra Rick e altri personaggi tipo Maggie, tipo Daryl, ragazzi, per cui già verso la fine dell'ottava stagione ti lasciavano un attimo col dubbio, nel senso che ti facevano chiedere che succede, cosa diavolo succederà dopo. E infatti è quello che ci fa chiedere questo trailer, ci fanno capire che sta succedendo qualcosa fra i vari personaggi e io voglio sapere cosa diavolo succederà, ragazzi, sinceramente. Spero che questa serie non sarà una delusione, perché effettivamente è una serie che va avanti da diversi anni, ragazzi. E so che nel corso degli anni tante persone che all'inizio la guardavano hanno smesso di guardarla, perché magari si può vedere come un portare avanti una cosa che probabilmente avrebbe potuto già finire un po' di tempo fa. Però non voglio essere troppo scettica, voglio comunque riporre un pochino di fiducia anche in questa nona stagione. Spero che questa fiducia non sarà delusa, anche se appunto non so come finiranno con Rick, ragazzi. Che modo avranno trovato di finire con Rick? Quindi non lo so. Se siete fan di The Walking Dead e avete guardato questo trailer, vi prego di farmi sapere che cosa ne pensate voi e che impressioni vi ha lasciato questo trailer, ragazzi, perché sono troppo curiosa di sapere anche altri pareri. Questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti, ragazzi, ciao!